Buona giornata amici sportivi, copertina dedicata a Volandia, parco e museo del volo. Il museo di Somma Lombardo è il più grande museo aeronautico italiano, nonché uno dei maggiori a livello europeo. Un parco da visitare, al suo interno oltre 100 velivoli. Il parco posto a Somma Lombardo ha ospitato il post e pre-gara del Memorial Secondo Mona, che ha visto la partenza più di 180 atleti. La manifestazione è stata allestita dal Velo Club Sommese, prova valida come ultima tappa del Giro della Provincia di Varese per le categorie amatoriali. Nel museo di Volandia si possono trovare anche le autovetture da corsa, un parco per grandi e bambini. Alle ore 9 di domenica 8 maggio vi è stata la prima partenza per le categorie dalla M5 fino alla M8. La competizione si è snodata sui tre giri tra Somma, Vizzola e Lonate Pozzolo, per un totale di 64 km. Il via di questa prima gara è stata data da Ilic Ceska, responsabile di Volandia. Siamo nel corso del primo dei tre giri in programma. Sulla salita di Vizzola escono dal gruppo 5 corridori. Sono i due portacolori del team 2B, Gianluca Vezzoli e Paolo Minuz, Nicola Loda del team Loda Sportiva, Alessandro Locatelli della News Ciclismo e Marco Stoppa della Veloplus. 30 secondi di vantaggio dei battistrada sul gruppo quando siamo a metà del primo giro. Ritorniamo alle spalle dei battistrada quando si va a percorrere la discesa tornanti di Castelnovate. Il vantaggio dei 5 di testa aumenta a 1 minuto e 15. Dopo la discesa di Castelnovate, il breve tratto di pianura di circa 600 metri, poi la salita di Vizzola dove è posto il Gran Premio della Montagna. Sempre 5 corridori al comando quando si va a percorrere la salita di circa 800 metri che porta a scollinare a Vizzola, dove è posto il Gran Premio della Montagna. Al comando a fare l'andatura il corridore della 2B, Paolo Minuz, poi Alessandro Locatelli, in terza posizione l'ex professionista Nicola Loda. Si va così a scollinare il Gran Premio della Montagna di Vizzola, passa per primo Alessandro Locatelli in maglia arancio, poi nell'ordine Minuz, Loda, Stoppa e Vezzoli, mentre il gruppo perde ancora terreno e passa con un ritardo di 1 minuto e mezzo. Si passa di fianco alle piste di Malpensa, siamo sempre nel corso del secondo giro con i 5 di testa sempre più al comando, 1 minuto e 50 il vantaggio. Siamo in vista del passaggio di fronte al museo di Volandia, dove sarà posto il cartello meno un giro alla conclusione con il suono della campanella. Siamo sempre al fianco dei corridori al comando, si esce dal comune di Vizzola Ticino e si entra in Somma Lombardo. Aumenta ancora il vantaggio, al suono della campanella il gruppo deve recuperare 2 minuti sui 5 battistrada. Entriamo nell'ultimo giro, alle spalle dei battistrada escono dal gruppo e si mettono all'inseguimento Mario Di Ritta della Snaghi, Gian Antonio Pisani della Ceramica Lemmer, Fabio Castoldi della Lignanese, Elio Colombo del pedale senaghese e infine Daniele Nardello della News Ciclismo. Poco meno di 2 minuti il ritardo da recuperare per questi 5 corridori quando mancano ancora 18 km al termine.
Ritorniamo alle spalle dei battistrada. Ai meno 6 km dalla conclusione vi è l'attacco di Nicola Loda. Loda allunga mentre Locatelli non riesce a ricucire lo strappo e anche Stoppa, Vezzoli e Minuz non riescono a tenere il passo. Quando si va a costeggiare l'aeroporto di Malpensa, al comando in solitaria Nicola Loda. Giungiamo alla conclusione di questo trofeo secondo Mona per le categorie amatoriali, ottimamente organizzato dal Velo Club Sommese, gara valida come ultima prova del Giro della Provincia di Varese. Arriva a braccia alzate per Nicola Loda, che ha percorso gli ultimi 6 km in solitaria. A 25 secondi dal vincitore vi è la volata per il secondo posto che va al corridore della 2B Gianluca Vezzoli, che vince nella categoria M6. In terza posizione assoluta Alessandro Locatelli e precede Marco Stoppa, poi Paolo Minuz. Vi è l'arrivo dei 5 inseguitori con Mario Di Rita della Cucina Snaghi in sesta posizione e precede Pisani, Castoldi, Colombo e in decima posizione Alessandro Nardello. Alle 10.40 vi è stata la seconda partenza con le categorie Junior Sport, Sport Elite e dalla M1 fino alla M4. La partenza è stata data sempre di fronte al Museo Aeronautico di Volandia. Massimo in serra abbassa la bandierina e dà il via alla seconda gara del trofeo secondo Mona. Siamo nel corso del primo giro sulla salita di Vizzola, evadono dal gruppo 11 corridori. Siamo al passaggio prima dell'entrata del paese di Tornamento. Sfilano davanti alla nostra telecamera Carmelo Foti, Giacomo Basso, Fabiano Ronzoni, Alberto Tota, Alessandro Pizzagalli, Edoardo Romanò, Giovanni Restelli, Francesco Motta, Gilberto Mignosi e Alessandro Galimberti. Alle spalle dei battistrada il gruppo si divide in due tronconi, i primi inseguitori passano con 30 secondi di ritardo, mentre la seconda parte passa con 45 secondi. Si termina il primo giro, passaggio del gruppo, sempre 30 secondi da recuperare per questi corridori, quando mancano ancora 42 km alla conclusione. Ritorniamo alle spalle dei battistrada, sempre 11 corridori, quando si va ad affrontare la spettacolare discesa Tornanti, che porta all'uscita di Castelnuovate. Secondo passaggio sulla salita di Vizzola, allunga sui compagni di fuga Carmelo Foti, il campione italiano dell'Axi si porta al comando della gara, passando per primo al Gran Premio della Montagna. Foti ha avuto un buon passato tra le categorie giovanili, vestendo la maglia della Prealpino, passò anche tra i professionisti. Si scollina con Foti al comando quando si passa davanti a Villa Malpensa. Alle spalle dei fuggitivi il gruppo transita con un ritardo di 30 secondi. Dopo 5 km di fuga solitaria, il corridore della GM Ceramiche Foti viene ripreso dagli immediati inseguitori all'entrata di Tornavento. Si ricompone il gruppetto degli 11 corridori al comando. Ora siamo sul gruppo
inquadrati i corridori della New Ciclismo al comando a fare l'andatura. Aumenta a 40 secondi il ritardo di questi corridori quando siamo a metà gara. Si transita sotto il gonfiabile quando vi è il suono della campanella. Ultimo giro per i fuggitivi. Ultimi 21 chilometri per Marco Galimberti. Al comando con Carmelo Foti, Gilberto Mignosi, Francesco Motta, Giovanni Restelli, Edoardo Romanò, Alessio Pizzagalli, Giacomo Basso, Alberto Tota, Fabiano Ronzoni e Alessio Galimberti. Aumenta ancora il ritardo del gruppo. 1 minuto e 30 per i corridori ora inquadrati. Si percorre per la terza e ultima volta la salita di Bizzola, 12 km alla conclusione, a lungo di Giovanni Restelli, il corridore della Space Bikers, oggi in maglia rossa di capoclassifica del Giro della Provincia di Varese per quanto riguarda la categoria M2. Si scollina con Restelli al comando, poi in seconda posizione Alberto Tota, leader della classifica per quanto riguarda la categoria M4, poi Marco Galimberti, mentre il gruppo ha un ritardo di 1 minuto e 30 alla passaggio da Bizzola. Cambi regolari per gli 11 uomini al comando. Buona intesa per i corridori ora inquadrati. Foti fa parte della categoria Sport Elite come Galimberti, Restelli e Basso. Poi vi è un M2, Francesco Motta. Nella categoria M3 vi è Pizzagalli, Mignosi e Ronzani. Nella categoria M4 Tota e Romanò. Siamo ormai nelle fasi finali di gara con questi 11 uomini ormai imprendibili. Il ritardo del gruppo resta sempre di 1 minuto e 30. Siamo con la telecamera posta all'arrivo, si conclude con una volata tra gli 11 corridori di testa. Vince il trofeo secondo Mona Marco Galimberti della categoria Sport Elite e precede Carmelo Foti. In terza posizione Fabiano Ronzoni che vince tra gli M3, in quarta posizione Tota che vince tra gli M4 e precede Giacomo Basso, Alessio Pizzagalli, Edoardo Romanò, Francesco Motta, Gilberto Mignosi e in undicesima posizione Alessandro Galimberti. Ma andiamo a sentire le interviste che abbiamo realizzato ai protagonisti. Ciao a tutti amici sportivi, siamo a Volandia, siamo circondati da vecchi aerei, appena terminata una bellissima gara di ciclismo con il vincitore di giornata, Nicola Loda. Ciao Nicola. Beh, ciao a tutti, location spettacolare per una gara amatoriale ottimamente organizzata. Allora io direi, c'è un nome importante del ciclismo italiano, tantissimi anni da professionista, hai corso con grandi campioni e ora ti ritroviamo vincente con gli amatori. Ma sì, come mi hanno chiesto prima, avendo una squadra amatoriale che sono circa 150-160 tesserati e mi diverto ancora a pedalare, e avevo praticato un po' il motocross per 7-8 anni appena smesso la carriera professionistica e è che sono caduto un sacco di volte e mi sono anche fratturato, allora sono tornato a pedalare e mi diverto ancora tantissimo e così è bello anche ritrovare ex colleghi come oggi c'era Nardello, Santa Romita, così ci siamo fatti anche due risate. Bellissima la cornice, bellissima la tua vittoria, io spero di incontrarti ancora presto nel nostro territorio che mi sembra di capire che ti piace tanto. Ma sicuramente è sempre un piacere venire a correre nelle zone di Varese, anche perché fin dalle giovanili ho sempre corso e battagliato su questi percorsi. Ripeto, percorsi bellissimi dove si può fare anche un po' la differenza e faccio i complimenti all'organizzazione ancora una volta e sono contento di essere stato qua oggi. Grazie mille Nicola. Con Claudio Amona
sponsor di questa bellissima edizione, in uno stupendo scenario come questo di Volandia. Allora, come mai il ciclismo? Per ricordare gli inizi della nostra storia, quindi nel lontano 1903, l'azienda Secondo Mona, fondata dal mio bisnonno, aveva proprio iniziato come cicli e motocicli sul Sempione. Nel 13 ha iniziato a fiancare la nascente industria aeronautica italiana, e qui siamo nella sede del Museo del Volo, che rappresenta veramente tutto quello che questo territorio ha fatto. Quindi non un posto unico, uno scenario bellissimo, una collezione ineguagliabile di aeroplani, e quindi siamo qui che non potevamo mancare. Intanto grazie per aver dato questo bel contributo e questa bella passione che viene fuori dagli aerei, da un posto magnifico, unico in Italia, che dire? E anche far ritornare l'azione, la gioia, il fare la gioia per venire a visitare questi luoghi. Esatto, assolutamente. Grazie mille. Meritano. Amici sportivi, siamo a Volandia, un posto veramente magico e unico in Italia, e siamo qui soprattutto con Silvio Pezzotta. Buongiorno Silvio. Buongiorno a tutti voi. Allora Silvio, di gara in gara siamo arrivati qua, ultima tappa del Giro a Provincia amatoriale, anche oggi una bellissima manifestazione con tanta partecipazione, ma soprattutto un luogo che alla fine rimane dentro. Beh, al di là della partecipazione ottima, direi, perché abbiamo superato i 230 iscritti, per cui è già un buon successo, ma la location secondo me è stata scelta quando mi è venuto il momento così, perché è una località, Vizzola, insomma Lombardo, Volandia, nel territorio varesino, è un'altra delle tante nicchie che vanno valorizzate e vanno pubblicizzate al massimo. Oggi io penso che un po' di persone che arrivavano, anche il vincitore Loda ha detto da Brescia, benissimo, bellissima location. Ecco, questo io voglio dire, abbiamo cercato, il ciclismo è sport, ma anche cultura, e anche turismo, fa tutto in rete quello che noi modestamente cerchiamo sempre da fare. Sempre e comunque, un'altra cosa che abbiamo notato, una grande bella premiazione. È il mio pallino. Nelle gare io voglio che gli atleti, che sono le persone dove effettivamente faticano, è giusto che alla fine vengano premiate quando si può. Oggi abbiamo messo un po' di premi sul tavolo e devo dire che gli atleti erano felici di questa cosa. Tutti contenti, ed ecco perché quando organizzi tu, poi gli atleti, le società arrivano sempre. Questo devo ringraziare, perché in questi anni noi abbiamo sempre avuto tantissimi corridori. Il clou è la gara del 9 di ottobre, che vi do già un appuntamento, il 9 di ottobre con la gara di Elite Under 23, però nel frattempo ci sono altre due manifestazioni, che sono la gara di M-Bike in memoria di Mariangela e il 17 di luglio il memorial dedicato a Miro Panizza. Due grandi belle manifestazioni a cui, amici sportivi, venite, perché saranno, intanto andiamo a ricordare due grandi persone, e poi saranno sicuramente belle da viversi insieme al nostro amico Silvio. E in questo caso però è inutile, io vorrei dire un grazie grande a tutti gli amici che hanno contribuito stamattina alle 6:30 alla migliore riuscita dell'amministrazione. Senza di loro saremmo nessuno. Allora il grazie particolare sono proprio gli umili che si prestano, nell'interesse dello sport, a stare 4 ore con la bandierina o fare altre cose, e penso che questo va riconosciuto. Allora mi accomuna questo pensiero, perché senza i volontari nulla sarebbe possibile. Grazie di nuovo Silvio, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie a voi.